Fallani, oggi stipulate e firmate un accordo per quanto riguarda alcuni comuni e la città metropolitana. Di che cosa si tratta? È il protocollo sulla legalità, sul diritto alla legalità, sulla promozione delle pratiche di legalità e sull'educazione alla legalità, che quindi è la forma evoluta della cittadinanza attiva. Lo facciamo insieme a una rete di comuni, ci mettiamo insieme come città metropolitana, insieme all'ufficio scolastico provinciale, perché in questo momento più che mai siamo a pochi giorni dal 23 di maggio, a pochissimi giorni dal 2 di giugno, e la data in cui le donne per la prima volta hanno votato e si è proclamata la Repubblica in Italia. Vogliamo promuovere come città metropolitana di Firenze la cultura della legalità e mettere insieme le grandi, tante pratiche, le tante esperienze che ogni singolo comune autonomamente finora aveva elaborato, perché la cultura del rispetto delle regole è il primo, se non il più importante elemento che fa promuovere la vita umana dentro le nostre comunità. Questa promozione inizierà dalla scuola? Certamente, la scuola è il primo presidio di legalità, dove si imparano le regole della convivenza civile, dove non ci sono differenze se non l'impegno e il merito di ciascuno di noi, e che dovrebbe essere quindi lo specchio di una società vera, trasparente, nella quale la capacità, l'impegno, la determinazione delle persone fanno la differenza, e non trovare sotterfugi o un rapporto di corruttela che non fa emergere il merito e le capacità. Questo lo rivendichiamo con forza sia come città metropolitana di Firenze, lo vogliamo mettere al centro delle nostre pratiche, ma anche come singoli comuni e singole comunità che hanno la responsabilità sui loro cittadini.